Io credo davvero che la creatività parte sempre da una sensibilità culturale che si interroga sul senso di ciò che sta accadendo nel nostro tempo. È molto bella questa cosa che lei ci ha detto e mi fa pensare però che, pensando a questi scriptorium di cui parlava, che fossero dei luoghi in cui si potevano aggregare solo determinate persone, solo chi aveva le possibilità economiche piuttosto che culturali per farlo. È così? E quindi la creatività è solo per pochi, solo per quelli che se lo possono permettere? Oppure la creatività si può comunque estendere a tutti, è di tutti, è per tutti. Ma io credo che la creatività appartenga alla creatura umana in quanto tale. Adesso ci avviciniamo a Santa Lucia, mi è venuto come così un flash pensando a mio padre che manca da tanti anni. Io sono figlio di contadini, sono nato in montagna, nella Lessinia, e mi ricordo mio padre, che allora Santa Lucia era una Santa Lucia povera, e come intrecciava, come sapeva intrecciare lui i cesti, come sapeva farci i giocattoli col legno, con tutte queste cose. E mi domando tante volte che creatività c'era, una creatività povera, e mio nonno era maestro, muore lasciando 7 figli nell'estrema povertà. E il nonno aveva una creatività culturale e questi poveri figli si trovano senza nulla a vivere una creatività da contadini, da povera gente. E però era una creatività che nasceva comunque dalla passione del cuore, perché è stato detto da Zeno prima, se non c'è passione nel cuore non si crea niente, abbiamo solo l'abitudine. È la passione del cuore che fa rende l'uomo creativo. Comunque, quando nascono gli scriptorium, quando nascono questi scriptorium, è vero, sapete che allora nello scriptorium c'era un lettore e un amanuense, uno che sapeva scrivere e uno che sapeva leggere, perché non sempre chi sapeva scrivere sapeva leggere, perché sapeva copiare, perché aveva la mano da disegnatore abile, e non sempre chi sapeva leggere sapeva anche scrivere. Quindi erano sempre in due un po' come i carabinieri, no? E quindi Scusi, un po' anche come le coppie creative, no? è Che c'è il come, è visual, come. l'arte e il copy. Benissimo, certo. Quindi erano sempre in due. Però per tornare alla tua domanda, non è che era una scuola di privilegiati, perché quando partono questi movimenti culturali che mettono in piedi poi queste biblioteche, in realtà non è ancora la cultura intesa come potere, come sarà poi nel corso dei secoli, come sarà nel basso medioevo. Insomma, il nome della rosa, che forse avete letto o avete visto nei film, il nome della rosa è il racconto della cultura che diventa potere. Da una parte c'è il potere della teologia, il potere della Chiesa, il potere del clero, e dall'altra parte c'è un potere laico, un bisogno laico di apprendere le nuove conoscenze. E c'è una Chiesa che non vuole mollare il potere, ma lì è proprio un potere in termini di conservazione di un privilegio, e che si scontra invece con la nuova cultura, che è una cultura più scientifica, è una cultura dell'enciclopedia, e la Chiesa si sente pian piano esautorata del proprio potere. Da lì nasce lo scontro, e il nome della rosa racconta questo scontro tra chi ha in mano il potere della cultura e chi invece lo vorrebbe allargare a tutto il popolo.